grande uomo, un grande compagno di squadra, ci ha lasciato un grande della Lazio. Sì, sì, a noi in particolare ci ha fatto molto male perché quando è arrivato era una creatura e poi è diventato un grande uomo, a parte il giocatore che non c'è bisogno di parlarne. Vincenzo era troppo simpatico, troppo forte in tutto e per tutto. E purtroppo se ne va un pezzo di Lazio, ma un pezzo del cuore nostro, di chi l'ha conosciuto bene. Un ricordo speciale che avevate insieme? Ma tu con lui, tutte le volte che stavi insieme a lui, dovevi scriverlo, perché lui era troppo... e trovava sempre delle situazioni, delle parole che tutti quanti non riuscivamo a capire. Ma com'è? Questo è più piccolo di tutti, era il più sfacciato di tutti. Noi il primo anno non abbiamo vinto lo scudetto e lui non giocava titolare. Il secondo anno abbiamo vinto lo scudetto e lui ci ha sempre detto, tutti i giorni diceva: avete visto perché avete vinto lo scudetto? Perché giocavo io, quindi lui era così, era troppo forte. Che avrebbe detto oggi di tutto questo? Oggi, no, adesso voi? Quando stavamo a portare la barra sicuramente avrebbe detto: non ce la fai a portarmi fino giù. E lo diceva pure agli altri, a me in particolare, perché oramai era abituato. No, se n'è andato una bella persona, una gran bella persona. E le lacrime sono finite, però veramente... ci ha lasciato un grande ragazzo, io lo voglio dire un ragazzo perché era sempre più piccolo di noi, quindi ci ha lasciato un grande ragazzo. Grazie.